con la tavola rotonda sotto lo sguardo di Atena si conclude la Gran Loggia 2005, la Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia. È stato un susseguirsi di manifestazioni e di tavole rotonde che ha coinvolto vari aspetti della tradizione, della storia e della cultura massonica, ma proprio in tema su questo tema voglio chiedere il parere al professor Portoghesi, che non è massone ma che è stato uno degli intellettuali coinvolti nella serie della manifestazione al bicentenario. È stata una manifestazione di grandissimo interesse, direi che ha avuto il suo culmine nel concerto di ieri sera, che è apparsa non soltanto come un momento di distensione, di divertimento, ma invece come un momento in profonda sintonia con lo spirito della riunione, con una musica colta e raffinata e nello stesso tempo di grande facilità di comunicazione. Ecco, la tavola rotonda di oggi è stata per me illuminante su tanti aspetti e quindi sono veramente grato di aver potuto partecipare in un clima di grande libertà ed apertura a questa manifestazione del 200° anniversario.